Genshi, guarda ora Genshi. Ok, adesso praticamente non vedo più la cosa. Sì, l'ho solo riuscito a togliere. La cosa. Lei l'ha cancellata alla fine? Penso di sì, non mi chiedere. Ce l'ho fatta. Ho cancellato. Delete, c'è scritto delete, C2 punti delete, yes. E ho cancellato. Quello che c'era in centro. Fantastico. Dovrebbe funzionare tutta alla grande adesso. Allora, siamo qui. Allora, dovrei farlo partire, giusto? Facciamolo partire. Per farlo partire, fallo partire. Give wave. Menage. Go! Vince chi indovina il numero tra 1 e 100 scrivendolo in chat. È scritto 2. No, non si può spostare questo di qua. Ok, allora abbiamo scoperto questa. Un attempt have been made. 3 guess number in chat. 4. Non vorrei che l'ho chiuso. 6. Vedi adesso su quel riquadrino. Facciamo una cosa. Siccome è una prova. Lo modifico da 1 a 10, minchia, da 1 a 100, da 1 a 10, però che è una prova. Esattamente. Non so se la siamo ancora qui. Vai, manager. Tentativi 3, go. La scrive. Vai, da 1 a 10. 2. 2. 4 fai. 4. Ehi! Complimenti! Complimentoni! Ah sì, annuncia vincita, allora funziona. Bene, adesso voglio provare un'altra cosa, ma voglio provare un'altra cosa però. Aspetta, resta sempre così, resta così. Te lo dice, non riesco a spostare però la pagina, che dà un po' fastidio. Non si può, il pop-up non si può spostare, comunque. Il pop-up non si può spostare, di quale pop-up dice? Ah, no, non lo so. Non si può spostare, mi copre un po' la chat dove tu, dove io... Dove scrive? Vediamo se sposto internet, no, è sempre lì, rimane lì proprio. Cosa vuoi provare? Fa vedere una cosa. Cioè, vediamo, praticamente mi dà, ti è apparso il nome che ha vinto, l'ho scritto. Sì, sì, mi è uscito scritto in gioia 97, complimentoni. Ok, perfetto, dopo che è stato fatto... il vincitore praticamente non continua, si ferma. Quindi rifare. Questo. Archivi, prova a rifarlo ora, prova a rifare di nuovo il giveaway, ripeti archivi e ripeti, vediamo. Ok, rilancio, vediamo se scrivi di nuovo qua. Aspetta, 1, 2, 3. No, voglio provare adesso a scrivere cose contemporanee. No, prima scrivi 4, prima una cosa. Allora sei, c'è il trucco. Si scrive sempre 4. Vabbè, forse perché lo stesso lui lo fa casuale, perché appena fai il giveaway rimane un numero. Esatto. Dovresti cambiare giveaway per... Comunque sarà su 100 e questo sarà cambiato. Almeno... Ah, tu contemporaneo, vuoi vedere contemporaneamente? Allora lo rifaccio. Voglio provare a scrivere due cose contemporanee. Okay. Cioè 1, 2, 3, 3, 4, 4. Scrivi 4, 4, vedi, sto lanciandolo, vediamo cosa succede. Chi sarà più veloce? Lui con i millesimi considera che ci arrivano. È attivo. O no? Ah, ok. Allora 4 qua, 4 qua, solamente che mo per scriverle, per mandarle contemporaneamente. È arrivato prima. Ah, ha cambiato, vedi, non è più. Ah, ha cambiato, perfetto, ok. Ha culo quella volta, due volte. Aspetta un secondo, Davide.
Ok, allora, devo cambiare, però devo mettere gli stessi numeri ad entrambi, quindi 1-1. Arriva sempre Colwyn, comunque più veloce. Lo so, ma perché glielo sto mandando, però voglio capire Comunque, se è la rapidità della chat di Twitch oppure la rapidità di lui di leggere il numero. no. Io credo sia l'input che arriva al mio computer, perché ce l'ho nel mio computer, credo, o quantomeno nel. Vedi, ad esempio io adesso ho mandato, da una parte mi esce prima Corwin, da una parte mi esce prima Enjoyed. Sì, anche a me, sempre Corwin. No, e invece dall'altro lato mi esce prima Enjoyed 3 e poi Corwin 2. Quindi facciamo Oh, di nuovo sesto, dice pure i 4, tentativi, questo è il sesto 4. tentativo. 4, 4, ok. 5. 5 5 con 5 non va, con 6 dovrebbe vincere in teoria Corwin. 7 Ha ok, vinto Corwin. sì. Può andare, dai Davide, può andare perché se metti 10 persone che scrivono 1-1-1, 2-2-2-2, 3-3-3-3, e capisci? Quindi deve avere una certa rapidità a capire chi è il Esatto. vincitore. Ok. Più tardi lo si può fare. Più Ok. tardi si può fare. Eccoti, trovi, ecco, è come manifestare il giveaway. Non è che c'è un canale dove tu scrivi oggi faccio i giveaway su Twitch, tipo pubblicità. No, lo dovresti più che altro organizzare questo. Questo secondo me dovresti organizzarlo. E se non sbaglio, ci sta Streamlabs ti permette di mandare un avviso se la persona è online, una sorta di notifica con un titolo praticamente dello streaming che sta per iniziare. Vabbè, più tardi il primo giveaway ci sono tu, mio cugino, rimane in famiglia. Se c'è Raffa, tanto ce l'ha Raffa. Eh sì, ma è giusto per provare, per provarlo, Sì. e comunque questa è una cosa che, dato che Twitch non ti permette di farlo ancora perché non sei un partner, una cosa, Ah, poi. è un modo anche per. Poi te lo permette Twitch, te lo permette dopo un certo livello, ti permette di farlo direttamente con l'account di Twitch. Io sono convinto che tutto. Ah, boh, non lo so, io credo di sì. Ah, ok. Ci stanno. Sto provando di fare il bet. Hai punti? Non lo so. Sì, Fa appunto. vedere se mi mette qualcosa. No A me non me lo carica perché gold. Is no gold. Ah, secondo me questi gold dovresti. Non so se siano manuali. Io l'ho messo il pet, però tipo il mio pet tiene abilità 1, livello 6, no, 18. Aspetta che mo controllo. Attenzione. Tipet. Che ci mette sempre una vita a caricare, minchia mi sta dando sulle palle questo tipet. Minchia, domani sarà un giorno terrificante domani. Domani sera torno al lavoro e io rimango con i due bambini a casa. Ritorna al lavoro sera. Si è fatta 15, quasi 17 giorni di ferie. Si è rilassata. Adesso domani è l'ultimo. Aia.
In genere non ha soldi, cioè non hai gold. No, mettimi un paio di E cosa cacchio disordini, si fa? Io minchia. te li metto. Come si faceva? Io non mi ricordavo più che avevo messo il soldo. Allora, come ci devo arrivare? Ah, ok, aspetta che tu tieni streamer disable sound alert. No, perché? Io sono Ah, ma ok. questo aspetta, questo è di tizio, di Raf. Dai cantieri spettatori, io ho messo queste cose, poi non lo so come si danno i soldi, non lo so come si danno i gold. Sulla No, rotella non lo non so c'è, nemmeno io. sulla rotella non Devo c'è. capirle solo. Non so se funziona bene perché minchia. Quello stava scritto 10 minuti 10 gold. Sto guardando da più di 10 minuti e non mi ha dato niente. Bene, bene, poi vedo il salire lo streaming è da 4 giorni e praticamente può recuperare 30 giorni in 4 giorni. Comunque oggi la media sta scendendo, sono a 2,5, devo salire a almeno avere una media di 3 spettatori. 2,5, madre Davide, io mi allontano un attimo. mia. Lasciami, ecco, Sì, te l'ho lasciato già. ora prendo e collego Cyberpunk, mi vado su Cyberpunk. Va bene, Allora allora io ci vediamo fra saliamo poco. sopra, allora io saliamo sopra comunque, mutati sopra così non mi sembra mai Ok, va bene. lasciarlo solo. Abbiamo finito lui. Raffa, ti scrivo pure i Allora messaggi. ci Ti vediamo. scrivo Eh? pure i No, messaggi. sto per un secondo, Raffa, ci sentiamo dopo. Ah, dopo. Ti scrivo pure i messaggini amorevoli e tu non apprezzi. A presto, la voglia. Abbiamo studiato io ed è come attivare un programmino, diciamo un programmino, ma non solo conosci, mon bot per fare i giveaway Ah. esterni. Che sarebbe? No, dico, riesco a fare adesso, se non sei un affiliato non li puoi fare con Twitch, ora li posso fare anche Ma se io non... sono affiliato. Io no, tu sei affiliato, tu sei il più grande streamer che conosco. No, in verità ci sono anche i plainside, ma quelli è un'altra cosa, quelli parlano i video. Quelli lo fanno come io, mi piaceva, lo fanno come lavoro, è il loro credo unico lavoro che fanno in realtà. Però hanno una media di 4.000 e passa. Hanno pure i vari canali su YouTube, sono abbastanza carini, anche se adesso qualche cosa di loro un po' mi dà fastidio, perché quando qualcuno inizia a pensare, perché ha un po' di non, diciamo, è un po' conosciuto e inizia a pensare che lui può dire tutto quello che vuole, tanto ha sempre ragione lui, e chi non ragiona come lui è un cretino, non mi piace queste persone. Un po' come tutti quelli diventano, diciamo, famosi, che quando ti conviene Surcos è forte, ragazzi, Surcos è forte. mi fa piacere per te. Tu non ci giochi più a Cyberpunk, vero? Tu ormai ti sei No, buttato già in giro. però mi hanno one-shottato perché questi sono di livello 60.000 e cioè subire di livello 40, quindi mi sono portati dietro solo per fare le skill elementari, quindi è normale che siano schiattati come neve al sole. Infatti dice parte a livello 60 e ci sono entrato con parte a livello 50, ma va bene, ci piacciono le sfide. È da un po' che non faccio, sai che cosa? Dare via il culo? Ma quello non l'ho mai dato, però se tu sei una cosa che è una tua abitudine, non so, chi sono io per No, è una tua impedirtelo. abitudine. No, una mia abitudine, ho detto che non l'ho mai fatto. Ci conosciamo da meno di qualche settimana e già pensi di conoscere le mie abitudini. Aia, questi Ci conosciamo ragazzi. da anni. Ma manco un anno che ci conosciamo. Devo andare a Spiri Sparabis, io non faccio mai Sparabis, non faccio mai l'abisso spettrale degli spiriti. Lo Spinal Abyss. Sì.
Spirale, non spettrale. Ah, spirale? È spirale, non spettrale, dai. Ai, 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 che errore, aspetta che lo scrivo. E allora mettiamo il mio... Mi dicevi che adesso il Travel avrà praticamente tutti... Avrà... Sì, tutti gli elementi, esatto. Minchia, ma diventerà potentissimo, penso. Ma no, perché è più forte su cose già della... No, sono più forti i personaggi dei band rispetto a Traveler. Poi, almeno per gli elementi che ci sono, sì. Per gli elementi che ora sono stati implementati, i personaggi comprati sono un po' più forti, anche se sono 4 stelle. Poi non lo so, se il Traveler potenziato con tutti le skill al massimo è più forte, eh? Magari sì. Questo è una cosa che potrebbe essere differente. Se gli dà la possibilità di cambiare anche in battaglia, diventa... No, figurati, sì. Sarebbe OP, overpower. Ma siccome loro hanno bisogno che tu compri il bundle a pagamento, non lo faranno mai. Comunque io sono un pezzo al Travel. Loro vogliono che tu compri i personaggi a pagamento, quindi... li mettono più forti a posto, se no tu dici io uso Travel, c'è tutti gli elementi, uso i personaggi gratuiti, quelli che ciò va benissimo. No, ma prendiamo un aiutino, ragazzi, anche due. Almeno potenziare la data. Facciamo un po' di questo. No, ma è difficilissimo, ragazzi, qui sono livello 60, io non ho manco le armi a livello 60, ok, davvero, non c'è niente, io l'ho fatto facilmente, l'ho fatto mentre bevevo la birra, ero super ubriaco. Io lo sono astemio, e comunque no, io ho sempre detto che sono dovuto dire un caffa. Infatti non ho il sacco di livelli il mondo perché non sono in grado di battere, non so quale intendevi tu. No, questa quest qua dell'Ascension che ti dà 2 wish gratis se la fai. No, ma c'è una stanza con piena di mostri di livello 60, io quello più esco, Maria. Vai bene, ovvio. Sì, lo voglio fare facile, io lo voglio fare facile, ragazzi, certo. Lo voglio fare difficile, voglio vincere facile. Rose con l'acqua si ghiacciano i nemici. Ma Davide Prente ce lo sapevo. Aver detto che il gioco senza se fate questo qua con Sucrose la patina si trasforma in fuoco e fa swirl, visto? Questa cosa è fortissima Sucrose per questo, anche se molti la sottovalutano. Penso che funzioni anche con l'acqua, però non ho DPS di acqua, però questa è una acqua e fuoco.
basta fare un sacco di reazioni elementari, perché le elementari sono una scuola, giusto Davide? No, ma che dici? L'università è la vita. E fate swirl. Ancora nemici, sono livello 60 loro, quindi non so neanche. Adesso dentro questa stanza ci moriremo, meno saremo un anno, perché fino a 10 livello 60 noi facciamo un baffo di danno. Il nostro party fa schifo, sbagliato, Frozen è una reazione molto buona. Fate Vaporize e poi di nuovo Frozen, che loro sono ghiacciati, stanno usando i danni. Poi Melt, che siete già a metà vita. Frozen, di nuovo Melt. Poi curiamo un pochino, mettiamo su Froza. Swirl con l'acqua e il fuoco, un sacco di swirl si è preso, poi se mettiamo il ghiaccio si ghiaccia di nuovo e si ripete il giochino. Poi fate Melt, cioè, e fare Swirl, Melt, insomma. Poi Frozen, sono anch'io, facciamo ancora bene. Ah, è anche a tempo, cosa che non ho considerato bene. Se non tutti ci vogliono, va bene, sicuramente ce la potremo fare. Tempo, l'abbiamo eliminato, no? Horizer sei morto, non c'è un gun, no, c'è un gun, non devo morire, usiamo un po' di basta la matrice alla bolognese, citazione, se c'è un cibo italiano su Genshin Impact, la bolognese, eh? Cosa ne pensi Davide? Quello che dici tu è perfettamente non coerente con i dati. Sono d'accordo a metà, come diceva Bosco. Oggi Bosco. Oggi l'allenatore. L'allenatore Bosco, perché si chiama? Io non lo seguo il calcio, lo sai. Nemmeno io, però Bosco è una leggenda. Ok, dice gol è quando pallone arbitro fischia. Eh? Gol è quando arbitro fischia, era una leggenda. Sì, venite tutti qua, così prendete i danni con Swirl e il fuoco. I furbisi mi hanno aiutato a farsi fuori da soli. Chi entra ed esce? Oh cazzo, chi entra ed esce? Che sei volgare. Ma lo sanno i tuoi follower che sei così volgare?
Abbiamo completato questa challenge di livello 60 con un party di livello 50 parte di Luke. Forse. Poi adesso c'è una seconda parte di dungeon. Da fare culo, no, ecco. Ti pareva. C'era una seconda parte di dungeon. Ma così banale. Io sono volgare perché sono del volgo, no? Mentre tu sei una persona ricca e raffinata, infatti vivi anche in Inghilterra e alle 5 ti fai l'ora del tè. Certo. Mai visto un inglese che si fa l'ora del tè alle 5? Come mai visto un inglese che non... Mai che si fa l'ora... Alle 5 lavorano. L'ora del tè? Forse la regina si può fare l'ora del tè. È come solo una leggenda, vuoi dire? Come così, come che gli italiani mangiano spaghetti, pizza e mandarino e mafia, secondo gli inglesi. Se è vero. Sì, è vero. Stasera ho ordinato la pizza e ascolta il mandolino e la mafia, vabbè. E smettetela di congelarmi. Adesso vi ho congelato io, vi piace? Twist. Aia. Questi sono terribili maghi di livello alto. Aia. Aia. Devoriamoci col cibo. Era lui. No, non ne fai la barriera, mi spiace, amico mio. E uno dei due maghetti è andato via. L'ho calato. Se avessi uno l'elettricità sarebbe meglio, ma cerchiamo di far seguirle. Ah, è arrivato qua. Chi è? Chi è? Cosa fai di cena? Allora, se fai la doccia mi fai pisciare? Sì. Ragazzi, mi sta andando per la doccia. E muori. No, un altro. Vabbè. Freeze!
Guardate di voi. Bene. Allora, rieccoci. Davide? Non ci so. Non ci sono. Non ci sei, ma per le risposte che c'hai. World level increase, porco diavolo. 2. Ci otteniamo 30 desideri.
però manca uno di questi violette grasse. Il fondo. Fare la scienza non dobbiamo, dobbiamo andare in due più vicino ai clienti grasso, ovviamente basta andare in due su qualsiasi cercare di cercare signore di grasso che ci mai vuole. Non si trova. Scusate, ma tempio in un box? Qualcosa dentro? Sono curioso di esplorarlo. Questo apparecchio. Perché mi è venuto in mente. Accidenti bronzo. Poi ci sarà da esplorare questo tempio qua, cosa guadagnerà. C'è una cesta, quindi semplicemente accendere due triangoli. Era difficile. Questa invece è un po' più difficile. Un pentacolo. No. Come no? Che c'entra, fatto un errore. Non ce n'è di difficoltà, non ce n'è. No. No, tra l'altro, questo party me lo potrei tenere. Io ho sempre detto, tu sei un campioncino. Sei il più forte di tutti. Lo dici tu. E chi lo deve dire? Non lo capisco questo qua. Ah, non l'ho capito. Ah, qua ci vuole Ender. Se non prende da parte Ender, non prende. Che è il personaggio più scarso di Genshin Impact Ender. Sapevi? No. Sì. Mi piace dirlo. Ma io ho fiducia in lei. Vabbè.
sarà anche una, un white material, è forte. Comunque Davide, mi sono preso il world level increase, non l'ho fatto apposta. Purtroppo, è andata così. Meglio averne di più che di meno. Di cosa? Qualsiasi cosa hai preso. No, no, ho preso il world level increase, quindi adesso ci siamo stati di livello 60, mi ritrovo. Che tre frega, tu sei... sei il più forte, non è un problema. No, magari. Invece c'è un problema. Tu sei il più forte. Ben 5 livello 5. Porco diavolo, per un secondo farli tracciarne. No, non ci credo. Poteva chiudere un occhio come si fa in Italia. Mi sono incazzato, ho messo tutti spocco di faccia. Devo dire che devo livellare il mondo. Tu non segui mai i miei consigli. Oh, come fallito. Non si può fare questa challenge, ragazzi. Andiamo su. No, no. Se non lo facciamo possiamo andare su. Deve andare i personaggi. Il party che non va bene perché c'è un sacco di roba di fuoco, quindi facciamo il party con l'elettro e ci mettiamo l'elettro, mettiamo il party con la casa, ragazzi, una roba di livello 60 che non abbiamo livello.
peggio di prima. Facciamola col doppio crio. Per entrare doppio crio ci facciamo fare il puro, tutti i mostri si aprono come una scatoletta di tonno. Ne rimane sempre uno che non riesco a battere. Niente, per un personaggio non riesco a farlo, no. Andiamo a curarci e poi ci andiamo a tornare di là, non si può. Un consiglio. Ma la fare world leveling. Ha fatto world leveling grid per questo. Ho dato un consiglio serio. Posso consigliarti qualcosa di serio? Consiglia. Scrivi, vai sullo shell e scrivi C2. Delete. Sì, certo, sicuro, fatelo ragazzi, mi raccomando, seguite questo consiglio di Davide. No, no, solo a te. Così, no. Così fai pure contento la tua generatrice, cioè colei che ti ha generato. Perché non fai C2. Delete sul tuo cervello? Io ce l'ho fatto 20 anni fa, e questo è il risultato. Ecco. Minchia, Raffa, sono il tuo amico. Buongiorno, Night City! E poi mi chiedi delle mosi di qualcosa, da vedere cosa le mosi ne ha adesso. Haywood, grazie alle guerre tra bande. E poi le mosi di qualcosa, le mosi di qualche chiave di qualche gioco. Perché lei non la farà certo passare liscia. Ho detto. Prima viene un onore, poi... a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. Proprio dimostrata. Westbrook il trauma d'onore, sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. Io sono d'accordo, non rappelle sempre da... Pacifica è sempre pacifica. Dal vostro stan è tutto. Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei... Oggi? Oggi mi arriverà il mio bel... aiutante virtuale Alexa, farò quello col monitor. Sei ricco allora, vedi che non devi elemosinare niente da me. Sono né povero né ricco, diciamo che per fortuna momentaneamente me la posso cavare discretamente. Va bene discretamente, ma se continua questo COVID a devastare l'economia mondiale, ma mi troverò molto molto male. Anch'io per questo voglio fare una startup. Se la gente non ha soldi, che l'unica maniera per fare soldi è trovare una, essere miliardario. Certo, grazie a cazzo. Non sto scherzando, se continua così solo... se vedi oggi hanno mostrato un grafico del 2020, solo 5 persone hanno aumentato la loro capacità economica e sono stati il presidente di Amazon, il presidente della Microsoft Bill Gates, quello della Tesla,
e gli altri due sempre miliardari, solo chi aveva miliardi ha fatto più miliardi, gli altri hanno perso. Di conseguenza la puoi farti la startup che vuoi. Torniamo sempre al solito discorso. Per vendere un prodotto, tu cosa vuoi da me? Tu mi vuoi il prodotto e da me vuoi i soldi. Giusto? Sì. Giusto. E se io non ho lavoro, come li trovi i soldi per comprarmi la tua startup e il tuo progetto? Per me diventerà, e se ascolta, è per tutti, per me diventerà fondamentale quando riuscirò a trovare 5 euro andarmi a comprare la fettina di carne, non ciò che Raffa ha appena fatto. Per questo, tutte le startup funzionano se l'economia è fiorente, come tutta l'economia, altrimenti no. I miliardari funzionano in maniera diversa, chi c'ha i soldi investe e crea ricchezza. Solo che, per esempio, facciamo un esempio. Io devo pagare attualmente Raffa 40.000 euro all'anno. Magari 40.000 euro all'anno. Inizia a esserci grossi problemi economici e vengono a cercare il lavoro di Raffa, mi vengono altri dei dottori in formazione, essere dottore. Dottori informatici, e dimmi se mi assumi a me. Io voglio 35.000 euro, arriva l'altro, io ne voglio 30, al ribasso, così funziona. A un certo punto io farò il lavoro che fa Raffa anche a 5 euro all'ora, a 2 euro all'ora, tanto o accettate quanto dico io, fate la fame. Io che sono ricco continuo a diventare sempre più ricco grazie al fatto che voi fate la guerra per l'unico posto di lavoro che io vi posso dare. Come te lo sto dipingendo il futuro, Rosa? Molto male. Ma questo è un dato di fatto, si vede l'economia. Tranne la Cina che hanno deciso di sbattersi le palle del Covid, tutte le economie mondiali hanno avuto i perdere del 20%, non le leggere queste cose? No. Male, perché la cosa... Leggere queste minucce. No? Ma nemmeno, potete guardare i numeri di tutto il PIL nazionale, sono tutti in perdita enormi. Tra poco. E sai cosa diventerà se continuo così? Secondo me la cosa più importante, ritorneranno le ricchezze di chi sa lavorare la terra. Chi sa lavorare la terra diventerà più ricco di chi sa programmare. Ma non è vero. Rendi conto che la tua ricchezza è data fondamentalmente dallo stato civile. Tu lavori e ti pagano con una carta che non ha nessun valore reale. Ha un valore perché c'è uno stato chiamato Italia, Europa, America, Inghilterra, Germania, Russia, Polacco, quello che vuoi. Allora quella carta che hai in mano ha un valore. Nel momento che crollano i governi, potrebbe crollare un governo, il tuo valore di quello che hai, quella carta, non è valido. Invece chi sa coltivare la terra, chi c'ha un pomodoro e si mangia il pomodoro, un pezzo di pane, ora non vuole niente, nel crollo di una civiltà, quello vale miliardi, perché il pane lo mangi, il denaro non compra niente se non c'è uno che dice che gli dà quel valore, e non uno come Stato. Non so se ti è chiaro questo concetto. Sì. Ah, ma non succede quello che dici tu, dai. Io spero, no, ma non lo so. Crollo dei governi non credo, però ma già si è visto, c'è un abbassamento economico. Dal basso, il medio sta diventando povero e il ricco ricco sta diventando ancora più ricco. Sta scomparendo il ceto medio mondiale, non solo in Italia, prima solo in Italia, il ceto mondiale. Calcola, ecco, io che sono ceto medio, quindi sono destinato a scomparire. Sì, però tu sei un pochettino ancora non toccato, perché sei un po' più alto del ceto medio, come io. Nel senso, tu riesci anche tranquillamente a lavorare da casa e te pagalo. Perché io altrettanto, ma continuando così, anche queste ricchezze andranno a finire. Calcola, per esempio, gli inglesi vivono molto. Nel mio lavoro non si può fare a meno di lavoro, figurati.
si può fare a meno se non ci sono i soldi per comprare ciò che tu fai. Tu sei convinto, tutti i lavori possono finire se, se continua questa crisi. L'unico lavoro che per te sembra stupido, che invece prende valore, per me è la capacità di procacciare il cibo. Quello non ha un valore intrinseco, quello è una necessità. Io prima di venire in Inghilterra avevo dei campetti di calcetto, per questo lavoro sul divertimento. Quando è iniziata a venire la crisi in Italia, io c'ero persone che mi giocavano 3 partite alla settimana. Poi ho iniziato a tagliare naturalmente tu cosa tagli più che cosa? Il divertimento. La seconda cosa che tagli che cosa? Dico subito. La tecnologia, quello che dove lavori tu. L'ultima cosa che tagli è il cibo. È stato segnalato anche alla Maxtac, solo che non arriverà nessuno perché la Militech ha fermato tutto. Secondo me la psicopatica è una dei loro. E se devo scommettere, punto sulla tenente Mower. Voglio che la corporativa vada dritta in terapia. Quindi assicurati che resti tutta intera. Leo. Sei ripresa alla grande. I trauma ti hanno rimesso in sesto in un attimo. Già, sono come nuova, ma se non fosse stato per te non sarebbe rimasto tutto da rimettere in sesto. Non ho mai avuto l'occasione di ringraziarti come si deve. Non c'era qualcun altro con te, uno grosso? Quando lo vedi, ringrazia anche lui da parte mia. Sì, a dire il vero. Jackie è morto. Oh, no. Condoglianze. Non è successo per me, vero? No. L'ha ammazzato la Rasaka. Non molto tempo dopo che ti abbiamo trovato. Jackie faceva il duro, voleva dare l'impressione che non gliene fregava un cazzo, ma sarebbe felice di sapere che ti ricordi di lui. Comunque, almeno noi siamo ancora vivi. Quindi... tornando a noi. Il drive, ce l'hai? Dritta al punto, eh? Beh, indovina dove l'ho trovato. In un covo di scava. Sandra, ci sei? Sì, è solo che da quando mi hanno detto cosa è successo, non riesco a smettere di pensarci. Immaginavo che ce l'avessero loro. Non potevo andare a cercarlo da sola. Dopo che continuo a ripetermi che è finita, quelli che mi hanno rapito sono morti. Ascolta, è una trauma Team Platino. Non potresti essere in mani migliori. Avranno già sistemato la storia del segnale disturbato. Sì, ma cosa si inventeranno gli scav la prossima volta? Comunque, ora è tutto finito. Ho altre cose a cui pensare. Ti va di parlarne? No, niente. Senti, porta il drive a casa mia. Ti sto mandando l'indirizzo. Grazie. Yep.
Si prende un po' di mora. Non ti conviene farmi incazzare! Ma che sei forte, sei troppo forte! Sono talmente forte che sono vietato ai minori. Sono un alcolico. Sei un alcolico. No, non è alcolizzato, ma non è alcolico. Porca puttana. Prendo un po' di mora. Così da vedere un po' di reazione di mora, no, li ho riguadagnati. Riuscire a fare l'elemental reaction al tempo lo fly, ma ancora. Ti strapperò la spina dorsale. Perché c'è poco da giocare, mi esce un sacco, direi un sacco. Ecco qua. Vai. Troppo. Tipo questo si crea i tauti da 40. Non so ne ve lo faccio. Si crea i tauti da 40. Se li fai tutti per finire anche la cima, no? Noi confidiamo in te, noi confidiamo in te, buon Raffa 2077. È stato facilissimo. Thank you.
Sì. Quanto pesce? Mangi anche tu? No. Che mangiare? Qualunque altra cosa. Non è il pesce. Di nuovo. Faccio un hamburger. Esatto. Un hamburger. Lo dico, ti ho detto. Va bene. Sapevo che non cucinava niente mio padre. Dieta. Ancora, c'è ancora questi due. Cosa in cristallai di sbirla e poi prendiamo la cimente. Che un cucinetto che sei. Hai. Facevi pure. Ma che pure. Facevi pure i video per la cucina, visto. Per cucinare tu. Ma non mettere in mezzo mio padre. Ma tu infatti non sto tutto certo di cucinare tu. Canzone di Keia. Figlia. Io volevo Barbara costellata all'uno, però non posso farlo perché è sparito dallo shop il coso per farlo. Il Ning Wang ci dà. Non c'è a fare crystalline. Ning Wang. Andrew Piro è dentro. No, non sono riuscito a farla questa cosa con questa live. La challenge con questa live. È una vergogna per tutti i giocatori. Sì, assolutamente. Thank you.
facendo sempre di più live. Basta. Che vuoi? Jota Oshobo, ti dice qualcosa? È un fottuto psicopatico. Quanti che c'è live? Ah, devo prendere i danni, ah, ecco cosa devo fare. Perché io non leggo mai, come dice il buon Davide. Ho cambiato titolo, hai ragione, ecco. Chi non ha cambiato titolo? Io per questo c'ho i miei super follower. Mi hanno segnalato i super follower. Cancellate titolo, quello è sicuramente un mio follower siciliano, per come ha scritto. Al momento fai più visualizzazioni di me, io ce n'ho una. Non è possibile, Davide, eh? Al momento io ne ho solo 4. E io una. Perché io non scrivo mai la domenica, no. Ma non ha importanza, tu hai un'enormità, tu sei affiliato, io però mi sto un po' buttando. Perché devo aggiungere... Scusami. Ce l'abbiamo fatta. Ma io non posso rinunciare, sto mandando, tanto non voglio spendere il tempo in altro modo. Devo lavorare ai miei progetti. Swirl, comunque con ghiaccio. Ah, idro però anche con sì? Sì, arrivo a mangiare, altro carico. Lo continueremo dopo. Va bene, così rimane la suspense. Puoi anche cambiare pagina, però lo puoi mettermi a me per ora. Sì, tanto è inutile che ti faccia la raid, tanto ci sono una persona che guarda, però io sì. Fammi il raid, ne ho bisogno per prendere. Avevo una persona, cosa vuoi che serva, vabbè. Se non te la faccio. Buona cena. Ci vediamo dopo. Anche tu li devi fare i raid verso gli altri. Io li ho già fatti. E dopo se mai me lo fai, se mai. Se hai voglia. Ma non lo faccio il raid, ti sei, quando non. Anche quando vado a mangiare. Fai una cosa. Tu mi fai il raid verso di me e io gioco un'oretta, due, io te lo restituisco e così può fine. Mi pare una buona idea, dopo cena ci vediamo, ciao. Vabbè, buona cena. Anche a te. Oh, spero di aver... Si registra mentre tortura le Joy Toy e poi manda le registrazioni agli schifosi come lui. Finalmente le Mox l'hanno trovato. Hai la possibilità di dare al figlio di puttana quello che merita. E intanto di farti un po' di grana. Allego più informazioni sul maniaco di merda. Basta, come mai non ti ho letto io, cugino? Forse ho dimenticato. Hai fatto, non ci sono. Mio caro interlocutore che mi ha dato la possibilità di correggere il titolo, ora ti leggerò anche in gioco. Se sei desideroso
di comunicare qualche cosa. Cosa? Vabbè. Io la tengo a quello di spegne sempre. Qualche cosa ha mangiato, perché ha mangiato tutto.
non gli fai niente, ma se non la mangio troppo. Lo schiaccerò per bene. L'adrenalina è uno spazio. Lo schiaccerò per bene. Sì, calma.
Oh merda, solo tipo, che sta succedendo? Jotaro Shobo, ti dice qualcosa? È un fottuto psicopatico. Si registra mentre tortura le Joy Toy e poi manda le registrazioni agli schifosi come lui. Finalmente le Mox l'hanno trovato. Hai la possibilità di dare al figlio di puttana quello che merita e intanto di farti un po' di grana. Allego più informazioni sul maniaco di merda.
Ma Davide! Dimmi. Sa? Dimmi, papà. Mi senti? Io pure. La telecamera della mamma si è rotta. Quella che si vede nella cucina. Perché diciamo che ti fate il quadro. Ma fra stato uno sbalzo di tensione perché la tanta si è tutta pure la televisione. Vabbè, ma tutte fasule, sono tutte elettroniche, ma è a fortuna praticamente. Oh, vedi se mi trovi qualcuno tipo come quelle di là. Quelle che hai comprato l'altra volta, non ce l'hai lì. Ah, quelle là, quelle che hai mandato. No, noi sono rimaste praticamente uno, due, tre. No, ne sono rimaste tre di quelle, erano quattro. Capito? Oh, si è rotto, ci va fuori. Mi senti? Non lo so. Vedi se ne trovi qualcuno come quelle. Che mettiamo uno in cucina, uno nel corridoio e uno nella stanza da letto della mamma. Però vedi, non troppo scarsi, cioè nel senso che non si rompono. Qua c'è il coso, ma manca il bottone. Pensati in tutta Parigi, abbiamo questa, abbiamo obelischi, abbiamo archi, sembra un vero e proprio omaggio all'Egitto, compresa la ricostruzione dell'antico tempio di Luxor, con l'accesso alla piramide. Presenta il tempio dell'uomo in cui è insieme Dio. Alla Ma che c'era qua nella cucina? Ma tu non l'hai comprato più queste, no? E si dice che sia composta da 666 lastre di vetro. Numero simbolico di Satana, secondo il libro della rivelazione. Ma secondo il museo, le lastre sarebbero in realtà 678. È comunque interessante notare come i suoi angoli riproducano esattamente quelli della grande piramide di Giza. A questo punto, il progetto di Mitterrand rappresenta soltanto un'eccentrica follia, apparentemente fuori costo in questo piazzale del XIX secolo. O c'è qualcos'altro sotto? Mitterrand aveva delle idee abbastanza esoterici. Dopo la sua morte è stato liberato dai suoi autisti e dal suo staff, che spesso si recava a visitare la piramide da solo nel pieno della notte, come se volesse meditare e contemplarla. È quindi evidente che fosse, come dire, incuriosito da un sacco di cose abbastanza strane. Non interessavano anche però cose legate al potere terrestre. In realtà credo che sentisse in qualche modo di avere il diritto divino di governare la Francia. Questo fin da quando era giovane.
si sentiva un predestinato per quell'incarico. Era il suo destino. Abbiamo visto la piramide del Louvre e adesso siamo nella parte occidentale dei giardini del Louvre, e questo è l'obelisco. È egiziano ed era dedicato a Ramses II. Ma è davvero egiziano? Si vede in geroglifici? Sì, certo, viene dal Tempio di Luxor e complete il tempio che hanno ricreato qui sfruttando il Louvre. L'aspetto interessante è che qui sorgeva anche la stessa posizione in cui sorgeva quando era a Luxor. Se guardiamo una mappa del Louvre con i giardini, ecco la piramide. E la testa di quella che sembra la figura di un uomo a forma di tempio. La piramide è qui, e incontrandoci nel giardino, ecco qui l'obelisco. Ora, se vedi una foto aerea del tempio di Luxor, si vede la stessa disposizione. Sì, è la stessa. E di modo simile, qua giù, ecco la posizione originaria dell'obelisco. Quindi avrebbero tentato di riprodurre tutto questo nel cuore di Parigi. Hanno creato un tempio egizio al centro di Parigi. Mi stai dicendo che guardando questi famosi punti di riferimento che ormai tutti conosciamo, dovremmo vederci dietro qualcos'altro per come sono posizionati? Era tipico della mentalità massonica tentare di reintrodurre queste vecchie conoscenze, questi vecchi misteri della vita di oggi, usando quell'architettura, la grande architettura egizia, per ricreare dei templi. Così come si ricrea il Tempio di Salomone quando si fonda una nuova loggia, qui hanno ricostruito un tempio egizio al centro di una capitale europea. Se Robert ha ragione e la posizione della piramide del Louvre e dell'obelisco risponde a un preciso piano segreto massone volto a creare uno spazio sacro nel cuore di Parigi, allora si può cogliere il senso di potere che dovevano sentire i suoi creatori. Resta il fatto che, confrontando la planimetria del Tempio di Luxor e l'area che circonda il Louvre, le somiglianze sono evidenti. Se si guarda la pianta di Parigi e quella del Tempio di Luxor, si nota subito come la struttura del Louvre e dei suoi giardini richiami indiscutibilmente quella di Luxor. In un certo senso, i massoni hanno ricreato l'Egitto, l'antico Egitto, dentro Parigi, in piena vista. E chi entra ed esce dopo aver visto Mona Lisa e magari fatto colazione sui prati, non ha idea di trovarsi al centro di un tempio egizio, un luogo di potere, un luogo di grande importanza spirituale, e tutto realizzato nel cuore di Parigi. Aspetta, mi stai forse dicendo che esiste una specie di portale magico al centro di Parigi? Ecco, questo non lo credo. Quello che dico è che qualunque esoterista, tra i quali includo Mitterrand, il presidente Mitterrand, per loro l'allineamento di edifici di caratteristiche naturali o di altri elementi o di simboli magari incisi su un muro non è come lo vedremo noi, non è soltanto interessante. In realtà il muro ha un significato molto più profondo, in quanto rappresenta la direzione di un flusso magico di energia. So che fa pensare a Harry Potter, ma per loro è veramente una specie di portale per energie che vengono da Dio, dagli spiriti o non so cosa, e che giungono nella nostra dimensione per essere utilizzate. Per cosa? Per qualsiasi cosa, direi soprattutto per avere più potere. C'è quasi sempre questa cosa che faccio fare a chi sa.
Buonasera. Sì. No, c'ho più voglia di farmi sistemare, di farmi niente. Non mi guarda nessuno, potrei fare The Witcher su RTX, così a caso, proprio. Civile, briche. Però sto streamando adesso che non c'è mia. Io pretendo sempre tanto. Allora, thank you.
Non stavi streamando? No, non ti vedevo sul mio canale, vabbè. Oh. Ah, se vuoi ti faccio il logo come ho fatto io per me, lo faccio più o meno simile. Il logo, quello immagino. Se vuoi il logo, quello il background. Te ne faccio uno. No, no, non ancora perché non so cosa fare, se streamare, se giocare. No, no, non ancora perché cambiare ogni 5 secondi lo streaming. Ci potrebbe essere una un'idea. O fare le deluce, facciamo le deluce, vabbè, perché ci volevo giocare, volevo riprenderlo. Volevo giocare a The Witcher. Non andrò a giocare a qualcos'altro, tipo, oh, devo giocare a qualcos'altro. Poi niente, mai Twitch più tardi, perché no? Minecraft, lo facciamo domani, eh? Domani Minecraft. Va bene, lo farò per te. Inizio a giocare a The Witcher, poi passo a Red Dead Redemption, va bene. Già sto comprando adesso. Sarà una quarantina di giga. Il 2? Ah, ora. Dov'è che si compra? Sì. Ah, è uscito da poco, diciamo 1 dicembre 2020, che è uscito 1 dicembre 2020, 4 euro. Sì, Red Dead Online. Che me ne frega, va benissimo. No, no. Poco, poco. Ah, non mi ricordo della carta di credito come chiede. Solo i due punti. Bon. Due ore, minchia, non ti vengo, non è una luce, non è il computer, e apriamo la luce, no? Se lo apro, ti permette di scaricare? Chi dovrebbe non farlo?
sto dentro il computer. Prendo i file locali o quelli di del cloud per The Witcher? Faccio scaricare i file locali, i file del cloud, non so, tanto a tornare indietro non cambia molto. Ripeterò anche il tutorial su The Witcher perché tanto non me lo ricordo. E poi carichiamo la partita dopo aver fatto il tutorial, quindi ricordo finito. Vediamo con RTX cosa succede. Il mio computer non ce la facilità. Semi grafica, abbiamo 30 FPS. Va bene, schermo intero Nvidia Airwork Gerald, va bene, 40. Se andiamo alle impostazioni predefinite, tutto ad alto, successo. Cioè, ci ordiniamo così, vediamo un po'. Faccio un attimo nuova partita, inizio. Ha sempre una partita più. Non ricordo più niente. Beh, il video non c'è in color fix perché questo è già renderizzato. I miei soliti occhiali, beh, insomma, non dico forse l'avete anche già visto, sono anche gli occhiali, non che non ci veda, non crede, ma vediamo questa grafica ultra RTX. Computer non si sta scaldando, questo è buono.
Questo video che hai mandato, che cos'è? Oh madre! Ah, quella che di no! Come? Adesso ovviamente proviamo quello che abbiamo preparato, sono abbastanza tranquillo sulla carbonara, invece secondo me il ripieno dei bottini poteva venire un po' più amalgamato perché non abbiamo triturato abbastanza, però sono fiducioso comunque. Allora, dall'oro, giudici, siamo passati all'argento, guardate qua, tutta una tavola, pensa, dai Caressa. Beh, argento, mi sembra giusto, no? No, allora, Fabio. Presentaci dal cucino di Natale, cosa mangiamo come primo? Di primo mangiamo una carbonara fatta però alla maniera mia e quindi con la pancetta affumicata invece che con il guanciale. Poi per il resto è classico. Mangiamo questa carbonara. Volevo dirci su questa mia teoria della pancetta affumicata invece del guanciale. Però io non parlerei solo di questa roba affumicata, ma quelle cose di qua c'è altro, c'è una grande sopra c'è altro, cioè l'importante è che loro si cuociano, perché se si cuoce l'uovo così diciamo che finita, no? Diventa una frittata, quella è. Ma dite, no? Mi stanno piacendo? Sì, sì. Ma devo dire, rispetto alla media che faccio io, cioè, come magari però... No, no, a dire che faccio di meglio scrambo, se non me ne piace che sono a me. Ciao, ciao. Allora, diciamo che il primo piatto è andato. Fabio, che dici? Sotto con il secondo? Non è che sto cambiando troppo. Sta entrando troppo, il braccio del mondo. Quindi andiamo sotto. E allora sotto con il secondo? Secondo me, gli ho convinto. Allora, questo è un momentino, diciamo... Vagamente alla siciliana, noi dobbiamo dire alla romana siciliana, è una commissione di due tradizioni, con il formaggio dolce questa volta, abbiamo messo con salame, olio, pan grattato e l'hai messo in padella. Gran bel piatto! Non perdiamo tempo, assaggiamo! Grafica quasi reale. Posso dire un po'? Sembra un altro gioco, ma sì, non so di cosa c'è 200, però va bene. Ma c'è, siamo ragioni. Sì, perché le partite io le metto in ecco, come ti senti il tuo cocco, Eleonora? Molto bello. Anche il broccoletto romano di Caressa, che ti pulisce la prima faccia. Poi se no, no, ma però mi piace un croccantino così, eh? Allora, anche la seconda cena è finita, e ora la sorpresa di Cristiano. Ah, però credo che il secondo piatto sia, diciamo, un po' gastronomia e un po' amore tra papà e figlio. E spero che questo possa servire per Vince. Allora, cosa hai portato per il cenone di Fabio Caressa e famiglia? Ma guarda, ho portato il mio panettone iperclassico, tutta natura, di Arezzo Madre, fatto in panettone che ha una vita molto breve, però secondo me un gran sapore. Si può con le mani? Certo, via. Ma c'è tutto per apportarlo. Buonissimo. Allora, i due cenoni sono finiti, giudici. Siete ancora in grado di esprimere un giudizio? Sarà sempre, dai, in qualsiasi condizione. Allora, è tempo di verdetto finale. Chi vincerà il titolo di miglior cenone di Natale del 2020? Chi sa? Famiglia Banale, famiglia Caressa, vi ricordo che chi otterrà più voti può
titolo di miglior cenone di Natale 2020 e 5.000 euro da devolvere in beneficenza. Giudici, avete assaggiato anche gli antipasti di cui dovrete tenere conto nel vostro giudizio e voto. Adesso vi chiedo di ripensare i sapori dei gustanti e ad esprimere un voto da 0 a 10 per il cenone di Paola e il cenone di Fabio. Prego, giudici, votate. Avete fatto, giudici? No. Molto bene. Allora, iniziamo a giudicare il cenone di Paola. Paola, sei pronta? Sono emozionata. Bene, Cristiano. Il tuo giudizio è capovolto al cenone di Natale di Paola. Mi è piaciuto molto il riso, mi è piaciuto tanto la cottura del riso perché io lo amo dietro e devo dire che Gennaro ti ha dato le sue perché quella sfumatura di mascarpone, ma soprattutto quel goccio di vino, alla fine ha reso questo riso veramente molto interessante. Il secondo è vero, c'era qualche problema di cottura, ma casualmente questo arrosto è diventato un arrosto un po' al vapore, quindi la carne era molto morbida e saporita al punto giusto. La pancauda aveva qualcosa che secondo me era un po' cospitta sulla cima. Abbiamo messo un po' troppo. Era un po'. Era un po' acciugosa. Un po' tanto acciugosa. Però ora avete lavorato tutte e tre con sorriso e poi sei una buona star. Quindi, al cenone di Natale della famiglia Varale, io ho dato. Io comincerei dall'antipasto perché sulla bagna cauda io ti avevo consigliato di non mettere troppa farina, cioè stare sta farina. La farina, sinceramente, è un ingrediente che non ci vuole nella bagna cauda perché tu devi mettere la verdura nel dito e assaggiarla. Se c'è troppa farina, si attacca troppo. Il risotto io l'ho trovato veramente interessante. Arrosto. Secondo me all'arrosto è mancato un passaggio. L'arrosto e quindi diciamo è venuto un po' troppo neutro. E a quel punto, se tu ci avessi messo il tartufo, beh, allora aveva un grande senso. Senza tartufo era un po' monocorde, ma piacevole, piacevolissimo. E io al cenone di Natale della famiglia Barale ho dato. Perché ricordate, le tradizioni sono importanti. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Officer. Young blood craves action, I understand that. When you fight a beast, knowledge does as much as your silver sword. At the very least, you want to be able to tell a ghoul from an owl. By logic, by hunting a ferret tigress.